L'occasione per ribadire la forte presenza dello Stato e tracciare un quadro chiaro della situazione nella BAT è stata la visita del ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, ricevuto in prefettura Barletta con i sindaci del territorio e il direttore generale della ASL BT Alessandro Delle Donne. A loro il prefetto Maurizio Valiante ha ribadito l'impegno dello Stato nel fronteggiare un'emergenza che si sviluppa a più livelli oltre a quello sanitario. Si tratta ora di bilanciare opportunamente le tre emergenze, cioè il diritto alla salute, il diritto alla propria attività imprenditoriale e il diritto sociale. Sono tre emergenze che devono essere opportunamente considerate. Del resto tutta la nostra azione fatta insieme ai sindaci si sta dispiegando proprio in questo modo per cercare di contemperare il più possibile, fermo restando che quello che allarma al momento di più è l'aspetto sanitario. Chiaramente tutte le iniziative che a livello nazionale si stanno sviluppando anche sul territorio tendono proprio ad considerare questo aspetto che lei evidenziava. Cioè, ovviamente laddove si adottano misure più rigide e più restrittive per determinati settori, poi corrisponde anche a una sorta di ristoro. E ora quello che si è chiesto è soprattutto che laddove effettivamente bisogna adottare misure più restrittive, giustamente deve essere riconosciuto il conseguente ristoro per attenuare il più possibile questo disagio sociale. A fotografare al meglio le difficoltà che la provincia di Barletta, Andrea Trani, sta affrontando c'è l'allestimento dell'ospedale militare da campo nei pressi del Monsignor di Miccoli. Per il prefetto è un monito a chi ancora assume comportamenti non rispettosi delle norme anticontagio, favorendo così la diffusione del virus. È un evidente monito per rispetto a chi continua a mantenere atteggiamenti elusivi delle norme comportamentali. Irresponsabilmente e quindi dovrebbe prendere atto di questa drammatica situazione che si sta generando e cercare di autodisciplinarsi il più possibile, perché effettivamente c'è un impegno corale dal punto di vista delle istituzioni. Anche oggi abbiamo preso atto di questa forte coesione da parte di tutto l'apparato istituzionale che vuole con tutte le proprie energie far fronte a questa situazione, ma è necessaria nella maniera più assoluta la collaborazione di tutti.